Mannaggia. Da dove inizio? Strano, perché è una delle prime volte che uno come me rimane senza parole. Ho perso un figlio. Basterebbe forse questo a completare il video. Ho perso un figlio ed è la cosa che si fa fatica a descrivere esattamente cosa si prova. Soprattutto per uno come me che non ha mai pensato di diventare papà. Io non era nei miei programmi, non ho mai pensato di poter diventare padre. Probabilmente ho sempre pensato anche di non essere adatto ad essere papà. E invece è capitato. Vorrei parlarvene però mi sento inadeguato. Mi sento terribilmente inadeguato nel farlo, anche perché mi trovo qui con la faccia del Veri, oppure mi dovrei mettere un casco perché sapete com'è il mio canale e non mi faccio vedere, eccetera. E mi sembra totalmente ridicolo essere qui con voi a parlare di una cosa così seria, magari così, non come Davide ma come Veri, ma in realtà fa parte di me, cioè sono io così e dunque non giudicatemi, vorrei che fosse un video che non so neanche se è un video che pubblicherò mai, che voglio pubblicare, che dovrei pubblicare, che non dovrei pubblicare, però io ho imparato una cosa, ho sempre cercato di essere trasparente con tutti voi, sia quando facevo video con tanti numeri, sia quando ho abbandonato un po' YouTube, magari per spostarmi, non so, su altre piattaforme come TikTok. Però YouTube per me è casa e ho sempre trovato persone che hanno ascoltato intelligentemente e con attenzione quello che io volessi dire. Per me è terapeutico fare questo video. Poi magari non lo vedrà nessuno o non lo pubblicherò mai, però per me è terapeutico. L'ho fatto quando è mancata improvvisamente la mia amata Caterina, la Kate, la mia bulldoghina. È stato un video difficilissimo da registrare, però è terapeutico. C'è una parte che vuole registrare questo video appunto per cercare di superare quanto più possibile questo momento e poi c'è una parte che mi dice fallo perché può essere d'aiuto magari a chi dovesse vivere, spero di no, ma capiterà questa esperienza in futuro, e poi per onorare comunque sia in qualche modo mio figlio, che non ho neanche mai conosciuto. Cavolo, se è difficile. Porca miseria. Che non ho mai conosciuto perché la gravidanza si è interrotta prima che mio figlio nascesse. Sono passati un po' di mesi da quando è successo, io ci ho messo parecchio ad elaborare la questione, l'ho vissuta male, non è inutile negare, l'ho vissuta molto male, perché non pensavo che capitasse, perché nella mia ignoranza più totale io ero convinto che inizia la gravidanza è già portata a termine, invece ho capito che ci sono 50.000 percorsi che accadono durante una gravidanza, ci sono esami che io non avevo idea di cosa fossero, il DNA fetale, gli esami per scongiurare le varie trisomie, la villocentesi, l'amniocentesi, insomma ci sono un sacco di cose che io francamente non sapevo neanche dell'esistenza, che ho scoperto poi, da quando insomma ho scoperto di diventare padre. Cavolo, è difficile, è difficile, ma mi ero fatto tanti progetti, tante cose che avrei voluto fare con mio figlio o mia figlia, perché non sono riuscito ad arrivare in tempo a scoprire se fosse stato bimbo o bimba. Però l'ho visto. L'ho visto, era... Cavolo. Era un fagiolino così, piccolino piccolino. Poi è successo quello che è successo. Io ho saputo che mio figlio non c'era più una mattina perché la ginecologa mi ha telefonato dicendomi che appunto da un'ecografia di controllo che ha fatto la mia ex compagna, perché poi non abbiamo reagito nella stessa maniera, io non ho condiviso nulla di quello che la mia ex compagna ha fatto poi nei mesi successivi e dunque ho deciso di prendere strade diverse, ma questo non è il tema del video. E la chiudo qui. Però sono stato avvisato dalla ginecologa che appunto mi ha chiamato una mattina dicendomi Davide, guarda che da un'ecografia che non era neanche in programma perché serviva solo una visita per certificare la gravidanza, per avere diciamo ovviamente delle per il discorso lavorativo, ecco, e da lì non si è più visto il battito. E ragazzi, lì vi crolla il mondo attorno, perché voi pensate, cioè io sono una persona che ho sempre pensato di poter avere tutto, di poter gestire tutto, che tutto dipendesse dalle mie scelte, non ho sempre pensato di poter veramente fare e disfare tutto e mi sono riscoperto terribilmente fragile. Ti crolla proprio, dici cavolo,
Cioè, la prima domanda che ti dice è perché a me? Cioè, perché? Come, quasi in maniera egoistica, no? E dire, ma perché a me? Perché non è capitato a qualcun altro? Però è capitato e devi affrontarlo. Sarebbe dovuto nascere il 22 di novembre del 2023. Questa era la data che avevano dato, e dunque mi ero fatto tutte le mie idee, mio primo figlio e probabilmente il mio ultimo figlio, l'ultima forse occasione che io avevo per diventare papà, perché non ho più 20 anni, non sono vecchio, però nella mia idea un figlio dovresti farlo non a 50 anni, ecco, ma questa è la mia personale opinione, e dunque l'ho sempre vissuta un po' come l'ultima chiamata, no? Ho detto l'ultimo momento in cui posso, mi è capitata questa fortuna qua e ho detto viviamola fino in fondo, e invece le cose sono andate diversamente, avevo pensato i nomi se fosse nato maschio, se fosse nato femmina, era tutto un mondo incredibile che all'inizio mi ha spaventato terribilmente, ma che dopo è stata una cosa che mi ha fatto veramente tanto 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 piacere. Invece le cose sono andate diversamente. Il 22 proprio di novembre, quando mio figlio sarebbe dovuto nascere, ho buttato giù due righe, vorrei leggervele, non è facile, ma vorrei leggervele. Ragazzi, ho preso l'iPad e vi leggo queste quattro righe. Beh, però insomma ci tenevo a leggervi queste quattro cose qua che ho scritto, perché uno, perché non me le sarei mai imparate a memoria, c'ho qua l'iPad, e due, perché queste cose qua le ho scritte proprio il giorno in cui mio figlio sarebbe dovuto nascere e vorrei condividerle con voi, così, vabbè, insomma. Oggi, 22 novembre 2023, saresti dovuto nascere tu. Sarebbe cambiata la mia vita per sempre. Sarei diventato babbo per la prima volta e invece le cose sono andate diversamente. Da quella maledetta telefonata che mi ha fatto la ginecologa non mi sarei mai realmente ripreso. Davide, ti devo dare una brutta notizia. Non c'è più battito. Il cuoricino minuscolo di tuo figlio non batte più. Mi dispiace, sono cose che possono succedere. E mi sono detto, a me, a mio figlio, non è possibile, non ci voglio credere. Perché? Questa è stata la mia prima reazione, incredulo, impotente di fare qualsiasi cosa davanti alle leggi della vita. Io, così pieno di me, convinto di poter fare e avere tutto, mi sono riscoperto fragile, fragilissimo anzi. Ho pianto, che è una cosa per me rara, perché sono stato educato a non mostrare mai i miei sentimenti. E ho maledetto con tutto me stesso quel giorno, quella telefonata, e ho maledetto chiunque. Non ho neppure avuto la fortuna di sapere se tu fossi un bimbo o una bimba. Ma poco importa questo, saresti stato la parte migliore di me. Ti avrei cresciuto dandoti tutto l'amore possibile. Sarei cresciuto con te, sarei tornato bambino anch'io. Ti avrei raccontato dei tuoi nonni, ti avrei parlato di tutte le cazzate che ho fatto nella vita, e ne ho fatte tante. E tu, quella stessa mia vita così dissennata, così irregolare e così sbandata, me l'avresti di certo migliorata. Ho provato tante volte ad immaginarti, cercare di vedere il tuo viso, fantasticando su come saresti stato, le tue manine, i tuoi primi dentini, il tuo primo bagnetto. Ti avrei guardato crescere con la curiosità di chi non ha esperienza, ma proprio per questo sarebbe stato ancora più bello. Ti avrei preso tanti strumenti musicali, ti avrei preso una mini moto, saremmo andati in giro assieme e magari avresti insegnato tu al tuo papà ad impennare, visto che sono negato. E poi il tuo primo giorno di scuola, i tuoi primi amori, io che impacciato avrei cercato di darti dei consigli, cavolo, e tu che sicuramente mi avresti detto, papà sei vecchio. Ti avrei rotto le balle su come stare a tavola, su come tenere le posate, e poi avremmo finito per rincorrerci per casa come due matti, perché in fondo avresti avuto un papà che è ancora un bambinone. Ti avrei insegnato a voler bene agli animali, a prenderti cura di loro e ad aiutare chiunque tu avessi incontrato nel tuo cammino della vita che fosse in difficoltà. Ti avrei insegnato il valore del denaro e soprattutto il rispetto per chi ha meno. Ti avrei insegnato a dare senza chiedere nulla in cambio, a non voltarti dall'altra parte nel momento in cui un amico ti avesse chiesto aiuto. E tu saresti stato all'altezza di ogni mia aspettativa. Anzi, saresti stato ben oltre le aspettative. Oggi sarebbe stato il giorno del tuo compleanno, il giorno in cui ti avrei abbracciato per la prima volta. Ora invece ti abbraccio e ti stringo nell'unico modo che posso, nei miei pensieri. Ti voglio bene, amore mio, il tuo papà. Cavolo, cavolo. È stata dura ed è dura. Ti consola un po' il fatto che alla fine non sai che non sei l'unico ad aver passato questo tipo di disavventure, di drammi, e capisci proprio che la vita è un qualcosa che vola via in un nanosecondo. A volte ci perdiamo dentro a stupidate, a discussioni inutili che poco hanno a che fare con effettivamente il senso della vita stesso. Mi viene difficile adesso registrare i video di una volta. The show must go on. Cercherò in qualche modo, tutte le volte che si accenderà quella lucina rossa della telecamera lampeggiante, di provare a resettare il mio cervello e di portarvi un po' di intrattenimento, se posso. Insomma, comunque ce l'ho fatta e sono contento di questo video. Ciao ragazzi!